all'ordine del giorno di questo consiglio sono due, e faccio questa piccola premessa. Una è per quanto riguarda il bilancio di previsione per l'anno 2014, il secondo punto all'ordine del giorno è il bilancio consuntivo del 2013. È stata protocollata in data 11 novembre da parte del consigliere Mastorana Marco, capogruppo di minoranza, una nota in cui si lamentava giustamente che alcuni atti che devono essere a corredo del bilancio di previsione non funzionano, del bilancio di previsione non erano allegati, e in particolar modo era per quanto riguardava la relazione dei revisori dei conti. È inutile sottolineare il fatto sta che lo stesso giorno quella relazione era stata depositata. Comunque, io volevo fare una premessa, poi con molta mi rimetto alla volontà anche dei consiglieri, poc'anzi parlando con la dottoressa segretario comunale notavamo lo scarso tempo che ci resta a disposizione per l'approvazione. Di certo non voglio dare colpe a nessuno in particolare, il fatto sta che siamo qua arrivati a fine novembre e i tempi sono alquanto risicati, quindi il mio intento era quello di, prima di eventualmente mettere voti la proposta del consigliere, tutto quello di trovare un accordo possibile tra maggioranza e opposizione, e comunque stasera se riuscivamo a valutare e a mandare avanti tutte e due i punti a partire del giorno. Questa era una piccola parentesi per cercare, come so dire, di mediare nella situazione attuale. Prego. Noi siamo disponibili a... No, il microfono purtroppo non funziona, non so cosa è successo, quindi non... Siamo disponibili a valutare l'opportunità di accelerare anche l'iter di approvazione di questi bilanci. Però faccio presente che io non ho avuto modo di poter leggere questa relazione. Oggi almeno ci sono i revisori dei conti. Dico, c'è il ragioniere, questo mi basta. Dico, per quanto mi riguarda, se noi abbiamo un documento che è completo di tutta la documentazione, che è sicuramente il rendiconto di gestione per l'anno 2013, al quale diciamo sul quale pende anche una diffida da parte del commissario, e quindi diciamo su questo siamo sicuramente disponibili al trattato. Per l'altro, se ci volete concedere qualche giorno in più per poter diciamo valutarlo meglio anche alla luce delle osservazioni fatte dal Collegio dei Revisori, visto che comunque è stato depositato questo documento, non è che pretendiamo 20 giorni, però qualche giorno in più, dico già alla prossima settimana, se vuole sospendere 5 minuti per fare una riunione di capigruppo e calendarizzare già fin da ora l'appuntamento, dico, noi siamo disponibili. Questa diciamo è la nostra proposta. Prendiamo atto di questa situazione, eventualmente ora non lo so, vorrei sentire un attimo, volevo un attimo non correggermi ma aggiungere, poc'anzi ho detto che siamo in ritardo non per colpa nostra, per colpa di non vorrei che comunque interpretasse male, perché giustamente la regione a oggi non ha nemmeno approvato il bilancio, quindi il nostro ragioniere aspettava che da parte della regione ci fosse, anche perché si parlava di un ulteriore slittamento, quindi è a chiarimento, perché magari potrebbe essere interpretato male, non le stavo puntando il dito, dico, non assolutamente, quindi non lo so.
funziona, per esempio magari non ha avuto il tempo di andare a leggere. No, non è per i tempi distretti che ci sono, perché due giorni fa. Allora, vorrei sottolineare una cosa. Io è vero che la maggioranza. Giustamente, poi portiamo avanti oggi i lavori di approvazione. E se ci sono le condizioni che il capogruppo, la legge consiglio comunale, l'approvazione, o le parti che interessano più importanti, come dice il capogruppo. No, guarda, io volevo semplicemente sottolineare questo. Capisco che avanti, no, no. Avanti, ovviamente io metto i voti e lavoro. No, no, no. Il documento presentato al consigliere Mazzarani. Semplicemente è espresso. Semplicemente questo volevo dire. Capisco che la maggioranza abbia le sue. I suoi programmi, le sue esigenze di arrivare a un'approvazione alquanto celere di questi documenti, però anche l'opposizione ha le sue esigenze mi vuole dire che purtroppo, ahimè sì è vero, era depositato dal giorno 30, io ce l'ho dal giorno 30, però ho aspettato fino al giorno 11 che venisse completato, diciamo, questo documento con la massima disponibilità, lo può testimoniare chiunque, per, diciamo, venire incontro anche a queste esigenze, perché mi rendo conto che avere un bilancio già votato a novembre, siamo in ritardo, ci sono tutte le giustificazioni del caso. Quindi era mia intenzione venire incontro alle esigenze della comunità, non soltanto della maggioranza di avere questo documento. Però voglio dire, ci dovete mettere pure nella condizione di dover fare il nostro lavoro di minoranza. E questo purtroppo, ahimè, non è avvenuto. Io chiedevo soltanto qualche giorno in più, non chissà quanto tempo. Dico, siamo a giovedì, martedì, mercoledì al massimo. Saremmo voluti arrivare in qualche giorno, con l'impegno di esecutività non sarebbe cambiato tantissimo. Avrei apprezzato molto la disponibilità dell'amministrazione e dei miei colleghi disponibili. Io ho detto che sono disponibile a parlare con le opposizioni e per noi. Voglio semplicemente puntualizzare tra gli atti depositati mancava la relazione dei bisogni. È un documento sicuramente importante, quello del resto degli atti era un consenso, però visto la presenza del ragioniere e la revisione allegata agli atti, dico, possiamo chiedere ai genitori del taglio del consigliere, ma perché non è, ce la facciamo spiegare, voglio dire, cioè non è il voler trovare il pelo nell'uomo, possiamo fare opposizione in mille modi. La mia proposta l'avete letta, voi vi sincerate le vostre esigenze. In sede di bilancio è grave che non c'è la presenza del Ministro dei Conti. Hanno telefonato e sono per strada, magari sarà successa una cosa, però volevo semplicemente accusarti, non so tanto che la messa in coscienza, la ricerca sono stata una mediazione, certo. Però io ti avevo precisato, mettimi nelle condizioni di poter leggere. Mi sarei aspettato anche una piccola apertura di qualche giorno. Marco, è la prassi, giusto che sia in questo modo, quindi metto ai voti il fatto che il consigliere Mattona chiede di stralciare il primo punto all'ordine del giorno per i motivi che abbiamo appena citato e di rinviarlo a giovedì prossimo, ma anche mercoledì, perché non è che stiamo parlando di due o tre giorni in più di
passiamo all'esame del decreto, mentre la ingegnere Simone se poteva avere una relazione per la possiamo spesa. Però chiaramente questo qua fa sì
e noi siamo arrivati nel mese di novembre, ancora parliamo del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione dovrebbe parlare di un bilancio consuntivo più che previsionale. Dico, ma è una cosa a cui ci stiamo abituando da decenni. Io ricordo che il testo unico, così per rinfrescarci un po' le idee, parla che il bilancio deve essere approvato entro l'anno precedente. Quindi il 2014 andrà approvato entro dicembre del 2013, in modo che col 1 gennaio del 2014 si potesse iniziare con la nuova contabilità. Ma questo termine, vado a memoria, almeno da 15 anni non è stato mai rispettato. Ci siamo andati direttamente, il più favorevole, diciamo, è stato il mese di maggio-giugno. Negli ultimi tempi stiamo toccando, diciamo, tempi massimi o fuori tempo massimo. L'anno scorso ricordo che è stato approvato a dicembre, metà dicembre del 2013, il bilancio. Quest'anno siamo a novembre. E torno a ripetere, addirittura ci si aspettava un fruttamento a novembre di quest'anno. Il bilancio, per entrare nel merito delle varie voci o per mago argomentazione, risento un po' dei tagli e trasferimenti che lo Stato ha fatto, che la Regione ha fatto. È un bilancio che oramai per il 90% è speso, e non in dodicesimo, come dicevo prima, ma anche in dodicesimo, però risente sempre di queste incertezze e trasferimenti. Io vi do solo un dato come riferimento. Noi nel 2010 abbiamo avuto dal Ministero degli Interni trasferiti al Comune di Figueras 1.680.000 euro. Quest'anno abbiamo avuto trasferiti 498.000 euro. Quindi potete rendervi conto benissimo i tagli che il Ministero ha fatto nei trasferimenti statali e tagli che farà anche il prossimo anno. Contemporaneamente la Regione Sicilia ha fatto proprio tagli, azzerando, se non tagliando, voglio dire, del 50%, 50-60% almeno, i trasferimenti che la Regione darà ai comuni. Questo purtroppo significa un taglio anche delle spese, e purtroppo di quello che possiamo comprimere, perché ci sono spese che sono incomprimibili, ad esempio faccio riferimento alle utenze, faccio riferimento ai contratti che già abbiamo, faccio riferimento agli stipendi anche dei dipendenti, dei contrattisti. Poi i servizi essenziali. I servizi essenziali che dobbiamo garantire. Il bilancio per le somme capi ricalca un po', diciamo, le divisioni dell'anno scorso, che torno a ripetere, ricalca un po' quella dell'anno scorso, anche perché la stiamo approvando con molto ritardo. Tenuto conto che per quanto riguarda i bilanci la Regione non ha nominato nessun commissario ad acte ad oggi, però so che si sta preparando per nominare commissario ad acte per tutti quei comuni che né hanno acquistato il Consiglio Comunale né tantomeno hanno approvato ancora lo schema di bilanci in giunta. Purtroppo ricordo che anche l'anno scorso comuni anche vicini a noi hanno approvato il bilancio del 2015 a febbraio del 2014. Già siamo in ritardo noi, figuriamoci approvare un bilancio un anno in ritardo per l'anno trecluso. Diciamo che un elemento nuovo che c'è in questo bilancio, al di là del contenimento dei costi del personale, al di là di quello che poi avete vissuto anche in prima persona, con questa nuova modifica sia della TASI prima sia della TASI dopo, che ci ha coinvolto anche in un ritardo che abbiamo dovuto, perché abbiamo approvato il mese di agosto, con tutte le conseguenze che poi da ciò sono scaturite in termini di riflesso sulla cittadinanza, prevede anche un'anticipazione che abbiamo chiesto per il secondo anno alla Cassa Depositi e Prestiti per quanto riguarda la liquidità. Poi abbiamo chiesto un mutuo di 2.570.000 euro alla Cassa Depositi e Prestiti per chiudere, così come il Ministero aveva proposto, tutto il debito al 31 dicembre 2013. Con questo probabilmente stiamo pagando tutti, la prossima settimana inizieremo, tutti i debiti certi liquidi esigibili per quanto riguarda il 2013. Questa è una logica nello spirito della legge, che è quello di partire col prossimo anno con una contabilità cosiddetta armonizzata, che prevede un sostanziale ribaltamento, diciamo, degli schemi contabili. Si passa a un bilancio di cassa più che a un bilancio di autorizzatorio. Il bilancio sicuramente, perché depositato prima, l'avete avuto modo di vederlo, di
risente dei vari indirizzi che la Giunta ha dato, risente di quanto i dirigenti dei vari settori hanno comunicato, e diciamo che tranne alcune inserimenti nella parte capitale che tiene conto del primo anno del piano generale delle opere pubbliche, un po' diciamo garantisce il servizio essenziale senza che ci sia niente di particolare, in quanto, ripeto, a novembre è più un bilancio tecnico e serve a garantire i servizi, però un bilancio programmatorio, come intende la parola, in quanto per essere programmatorio bisogna farlo a febbraio, marzo o a gennaio quantomeno. Questo in linea di massimo il bilancio. Un'altra cosa, abbiamo acquisito la relazione del reso dei conti, anche se in ritardo, l'altro giorno a cui si riferisce Marte, che poi l'hanno deportato verso il 2,4, 2,20, 2,11. Il bilancio è stato il 30, siamo rimasto con qualche aggiornamento d'avanza. Io concordo con linea di massimo con il consigliere Martonazzi, perché diciamo che abbiamo deportato il bilancio come atto politico, però la relazione è arrivata con ritardo, cioè in confronto ai tempi che noi pensavamo. Un po' rallentata anche perché diciamo, ci siamo privati un po' dell'esperienza del presidente del collegio dei revisori, che era assente. Io penso che è arrivata in ritardo con il bilancio complessivamente. Pareggia con una somma complessiva di 21.158.447, prevede 4.384 di entrate tributarie, 2.886.000 per contributi e trasferimenti, incluso la regione, incluso poi lo Stato, chiaramente 1.125 di entrate extratributarie dovute alle tasse esclusivamente di competenza comunale. E poi sono inserite le previsioni previste dal piano generale delle opere pubbliche per quasi 4 milioni, sia in entrata sia in uscita. Dopodiché, le singole voci, se avete modo di addetto la relazione, sono, diciamo che hanno rispettato tutti i parametri previsti dalla contabilità pubblica. Abbiamo avuto una riduzione della spesa del personale in confronto agli anni precedenti, che è quello che poi lo Stato ci costringe a fare. Risultano nei rendiconti degli anni precedenti per quanto riguarda il comune, l'Unione dei Comuni, che fa riferimento ai conti consuntivi del 2012, al solito mancano quelli del Comune, che è stato guardia perché è l'ultimo bilancio approvato che è stato nel 2009. Ci sono le varie delibere, nonché il programma generale delle opere pubbliche, si sta completando con il piano generale dell'occupazione, a cui proposta è stata presentata, ma ancora non è stata fissata definitivamente la revisione dei conti. Prevede la nuova tariffa della TASI, fissata con la legge finanziaria la 147 del 2013, prevede la nuova tariffa TARI, perché noi l'anno scorso, ricordo ai consigli comunali, eravamo in gestione TASSU, mentre da quest'anno siamo passati in corso della gestione a tariffa. Sono state riconfermate tutte le tariffe da LIV per quanto riguarda l'IMU, per quanto riguarda la COCO, la cosa prevista nell'anno 2013, è allegata alla tabella relativa ai parametri della situazione di liquidità strutturale, che ci vede ancora positivo per fortuna. Rispettiamo il patto di stabilità interno e fisso il piano di azione e valutazione immobiliare. Sono state previste, non sono state previste come l'anno scorso, nessuna spesa per quanto riguarda esperti per consulenti pari dell'amministrazione. Questo credo che sia di linea massima il bilancio di previsione di quest'anno, che ribadisco ricalca la linea dell'anno scorso. Grazie. Una sola domanda, lei ha detto che non è stato approvato il piano triennale al fabbisogno del personale. Dico bene? Questo, siccome ho sentito parlare pure di stabilizzazione del personale precario, quello a tempo determinato, questo documento è un passaggio
fondamentale, o mi sbaglio, per procedere a questo. La mancata approvazione non stopperebbe questo processo, perché la mancata approvazione, se non sbaglio, non permette all'ente di poter procedere a nuova assunzione. Allora, il piano generale di occupazione è un piano programmatico e come tale dovrebbe essere presentato, definito quantomeno prima del bilancio di previsione. Questo piano, come dicevo, la box esiste, ancora non c'è la definitiva, il definitivo parere di revisione dei conti per alcune tappelle che mancano. È chiaro che queste tabelle li stanno riempendo, rifacendo, a parte dell'ufficio personale, di Francesco, anche molto più ragione di prima, ed è ovvio che il piano deve essere presentato in brevissimo tempo, prima che si chiuda l'esercizio finanziario, perché all'inizio, entro l'esercizio finanziario, devono indicare linee guida che l'amministrazione intende portare avanti, in modo da rassicurare sia l'assessorato, diciamo l'assessorato, che c'è di tutto il mondo, personalmente l'assessorato che c'è di chiedere oggi tutto, fermo restando che, come è stato detto nel piano generale e come ha detto anche il sindaco, è intenzione di procedere alla stabilizzazione dei precari e di consentire la normativa vigente. Ora, un'altra cosa, che cosa prevede questo piano triennale del fabbisogno in concreto? Non l'abbiamo a disposizione, non lo puoi illustrare? No, diciamo che io non lo posso illustrare in quanto la proposta non è ancora definitiva, quindi potrebbe risolvere la variazione a seguito dei suggerimenti che il Collegio Elettorale potrebbe dare. Però non è un documento ancora definito. Sicuramente i vari assessori hanno seguito meglio di me la problematica con i sindacati, anche con cui siamo incontrati, hanno approfondito più che io, che la vedo da un punto di vista sicuramente tecnico. Una cosa che io posso aggiungere a quanto detto è che sicuramente, diciamo, tutte le perplessità che io avevo, che erano quelle del venir meno di un contributo regionale a fronte della stabilizzazione, diciamo, non si pone più. Nel senso che noi, come ci siamo avuti negli anni 2010, 11, 12 e anche precedentemente, potremmo riuscire a coprire l'eventuale mancata erogazione dei contributi regionali. Questo è il calcolo che noi abbiamo fatto. Tuttavia bisogna capire quanto di questo calcolo riusciamo a utilizzare per poterlo poi impiegare concretamente per la stabilizzazione dei precari. Perché ad oggi ci sono delle percentuali molto restrittive in ordine alla utilizzazione di queste economie. Mi spiego meglio. Noi abbiamo delle economie, ora credo che siano intorno ai 300.000 euro. Non tutte queste economie hanno la stessa percentuale di utilizzazione nei vari anni che noi abbiamo monitorato. Perché il ragioniere è molto prudente, e lo sono anch'io molto prudente, perché sembra che questa normativa sia stata resa più, tra virgolette, flessibile nell'ultimo anno, giusto per... siamo arrivati al 60% di utilizzazione e quindi da qui alla fine di questo mese il governo centrale potrebbe dirci: utilizzate tutte le economie che voi avete. E con una disponibilità di 300.000 euro è chiaro che io non ho veramente nessun tipo di problema nella stabilizzazione in blocco, ad esempio, dei precari che rispondono alla categoria B. Ma ad oggi, visto che ancora qualche paletto c'è, soprattutto negli anni precedenti, siamo molto più prudenti per capire diciamo, quanto di queste economie possiamo utilizzare. Però siamo sulla strada giusta. Anche perché aggiungo io. Ma questo è soltanto a titolo di curiosità, siccome hai manifestato due volte questa curiosità. Anche perché dico, c'è da aggiungere che a dare l'interpretazione che mi stanno studiando di qualche corte dei conti sull'utilizzo in percentuale o in toto del risparmio avuto negli anni precedenti, diciamo che per legge nazionale, così come si è pronunciato tempo fa anche la giunta comunale, c'è tempo fino al 2016 per la stabilizzazione definitiva. Noi dobbiamo partire con la stabilizzazione da
per arrivare entro il 2016 alla conclusione di tutti i peccati. Questa è quella che poi ce l'hanno prevenuta. Però mi pare che il 31-12 quest'anno mi pare che però i contratti che scadranno non potranno essere rinnovati. No. Noi abbiamo rinnovati per 3 anni. È vero quello che non dici tu, ma per chi non li ha rinnovati? Io quelli che siamo saliti su per i soldi che scadevano le amministrazioni dei rinnovati. Noi li abbiamo rinnovati fino al 31 giugno. Le vostre previsioni riguardano darci finanziamenti. Un'ultima domanda, le vostre previsioni riguardano la stabilizzazione del personale precario con il bagaglio di ore che diciamo loro si portano dalla regione, oppure inclusa l'integrazione aerea che noi garantiamo a queste? Ti rispondo su, se la regione mi dovesse garantire quello che labialmente ci dice che ci garantirà, non abbiamo motivo di togliere le ore ai precari. Ma se la regione, come io temo, temiamo un po' tutti, non ci garantirà dopo la stabilizzazione queste ore, chiaramente faremo i conti con le nostre forze, e le nostre forze non permettono una stabilizzazione, chiamiamola così, a 28 ore o a 36 o 30 ore. Comunque quest'anno le risorse necessarie a garantire questa integrazione oraria sono previste in bilancio? Sì, sono previste fino al 2016. No, anche perché in tutta questa, in questo bilancio, come il bilancio pluriennale che abbiamo fatto, io ho mantenuto gli stessi parametri delle 28 ore che attualmente diamo. Quindi tutto al più, però adesso un risparmio da questo punto di vista in termini previsionali. Noi stiamo ragionando tenendo conto che la regione non ci darà una linea. Siccome abbiamo esperienze di comuni e vicini e comunque di altri enti che si sono avventurati a fare delle stabilizzazioni, e ad oggi questi trasferimenti tardano ad arrivare, secondo noi non arriveranno mai, però questo non lo possiamo scrivere. Siccome la regione si è impegnata comunque a darli fino al 31-12-2016, se li dovesse erogare, dei ragazzi sono che andranno a noi. Vabbè, un altro, ovviamente andiamo, io ho dato una lettura sommaria al bilancio, ho preso qualche appunto, sì, volevo semplicemente chiedere per quanto riguarda gli investimenti in conto capitale che avete previsto, quali indirizzi avete puntato? Ci sono delle novità di finanziamenti in arrivo? Dico, avete previsto le entrate dovute a dei finanziamenti che ci sono arrivati, che hanno fatto nuove opere? Le opere nuove che noi abbiamo inserito, diciamo che sono quelle che provengono dal piano generale delle opere pubbliche già approvato dal Consiglio Comunale, è una conferma dei contributi dello Stato con sicurezza per il bene confiscato alla mafia, di 180.000 euro. Abbiamo riconfermato in questo bilancio di previsione, in quanto ancora le somme non sono arrivate. È stato previsto la ristrutturazione e completamento della scuola elementare per il sesto calcio di 210.000 euro, che l'anno scorso non era previsto. 610.000 euro? Sì. Una manutenzione straordinaria dei documenti dell'impianto sportivo con eventuale finanziamento da parte della regione siciliana di 865.000 euro. Io su questo punto preciserei qualcosa. Non abbiamo dati certissimi, ma sono andato a discuterlo personalmente con l'assessore Gian Lombardo e ci siamo accorti che da tanto, diciamo, decantata da parte di qualcuno la possibilità di avere questo finanziamento, in realtà non ci ha visti posizionati in una classifica utile per poter ricevere questi soldi, nel senso che in una prima ripartizione noi eravamo finiti
in una posizione, credo che era la 26esima, 30esima, o 26 o 30esima. Poi quando hanno fatto la graduatoria definitiva, ci siamo ritrovati al 56esimo posto, pur avendo attribuito un punteggio maggiore rispetto alla graduatoria precedente. Quindi io ritengo che se la regione dovesse avviare questi tanti milioni di euro che 50 milioni di euro che ritengo che non ci abbiamo, comunque insomma se dovesse avviarli, non lo so se la nostra posizione oggi ci permetterebbe di avere qualcosa. No, ma comunque l'avete messo in bilancio. Noi abbiamo messo in bilancio. Se viene che non sia molto probabilmente, dico le cifre enormi. Siamo, perché siamo in una gradatoria, perché pensiamo dovremmo fare una variazione di bilancio se mi dice lei queste cose. No, io dico tanto vale togliergli adesso allora. Arriva o non arriva? Dico, sicuramente se il ragioniere ne ha messo in bilancio che non hanno sprovveduto con 30 anni di esperienza, abbiamo una qualche evidenza che questi soldi sono probabili. È giusto, perché è il principio della veridicità. Perché a volte siamo oltre ai 50 milioni. Quello che voglio dire sarà arrivato un documento da parte della regione che dice che c'è questo finanziamento per metterlo in bilancio. Voi mi dite che non arriverà, allora dico. Nessuno ha detto che non arriverà. No, io non ho detto che non. L'orientamento della giunta regionale, scusa. Mettetevi d'accordo. Mettete un pochettino d'accordo. Non c'è niente di l'orientamento della giunta regionale è quello del Noi siamo felici, quindi da 50 milioni si parla di altri 30 milioni in aggiunta per finanziare questo cammino. Poi è un coso che non arriva solo, ci troviamo con una famiglia a 500 non è messa pure in uscita, se non esce non esce, se non arriva non ti squilibra niente perché non esce. Altre cose dico, attenzione, per norma contabile il piano generale, quindi nel completato col piano annuale dei finanziamenti, deve essere inserito nella legge di revisione, perché un piano annuale che mi dà l'amministrazione, che mi dà l'ingegnere Cecchini che approva l'antenimiero, che viene riapprovato dal Consiglio Comunale, quindi io sono obbligato a metterlo in entrata, contemporaneamente lo metto in uscita. Però lo spiego io. Io non ho notizie che si viene obbligato. Però dico che come piano annuale contento ho messo in uscita, cioè se arrivano li spendiamo, se non arrivano li porti in bilanciato e se ne arrivano di meno farei una variazione di meno. Se non dovessero arrivare così succederà assolutamente nulla, perché così com'è, quindi da questo punto di vista è perfettamente ben chiaro. Andiamo con e comunque la creatura tra virgolette è stata stravolta a seguito dei ricorsi di altri comuni, è giusto dirlo. Cioè, l'importante è partecipare ad esserci. Poi eravamo già nemmeno si è dentro, quindi non si può essere nemmeno messi in graduatoria. Certo. No? Ma infatti uno non si lamenta perché c'era. Abbiamo una posizione tutto sommato diciamo, interessante, nel senso che noi che siamo 150esimi, a fronte di un primo finanziamento di 50 milioni di euro e si parla di un rimpinguamento di 30 milioni di euro, quindi se ciò dovesse arrivare io credo che il 51esimo posto ci garantirà il finanziamento. Se tutto scusate un momento, un parere è giusto, noi che siamo 151esimi quasi. Vabbè, altre criticità, altre cose? No, semplicemente un altro dubbio. Io nella parte spese ho notato, lei ha detto che questo comune non prevede diciamo, di assegnare altri incarichi, però io ho visto un appostamento di bilancio di 85.000 euro per diciamo, incarichi professionali esterni, ufficio tecnico, previsioni definitive esercizio in corso 85.142. Siamo alla pagina 15 della parte seconda spesa, titolo secondo, spesa in conto capitale. A che cosa si riferisce?
funzioni generali, amministrazione, gestione di controllo, gestione di economia. La votazione che abbiamo fatto, che è uguale a quella dell'anno scorso, per quanto riguarda la manutenzione degli immobili comunali. Parliamo delle strade, parliamo della manutenzione di ascensore, manutenzione... No, io mi riferisco al servizio 0106 ufficio tecnico. Incarichi professionali esterni. Investimento. Incarichi professionali esterni. Titolo secondo, spesa in conto. Titolo secondo, praticamente è l'intervento 20105. 0106 incarichi professionali esterni, sa? Io ho dato l'interpretazione se questo era qualche incarico con qualche avvocato. 85.142. C'è qualche cosa? Sì, perché come sopra c'è pure l'intervento 07 85.000 euro sopra un po' una donna un po' prima. Sì, sì, qua l'intervento 06 85.000 euro. Sì, ma quello è acquisto di beni specifici. Abbiamo due interventi, uno è l'intervento 06-07 che prevede la manutenzione degli immobili comunali. Poi c'è un altro che è 85.142. Sì. Benissimo, è questo. Questo qua che è messo pure nel... Incarichi professionali esterni. Sì, che è messo pure nel chat, ora vi dico dove, non è altro che un fondo di rotazione. Questo deve essere finanziato con il basso tasso. Dubbio che no, scusa, no, basta, no, che io ho detto è che precario. Ovviamente il mio augurio è che vengano rispettati i tempi e che non si incorra in ulteriori problemi che stoppino questo procedimento che garantirà sicuramente per gli anni a venire la professionalità di questo personale all'interno dei nostri uffici. Un ultimo elemento, diciamo, che mi sento di sottolineare è quello del ricorso aumentato all'anticipazione di cassa che si fa con questo bilancio di previsione, che viene aumentata di circa di 1 milione rispetto a 1.200.000, 1.100.000 rispetto all'anno scorso, vado a memoria, che unita anche all'anticipazione che è stata chiesta alla Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti pregressi, diciamo, non fa altro che sopperire a quella che è la lentezza ad incassare i propri tributi, facendo, diciamo, ulteriori debiti. Il mio invito è quello di
sollecitare l'amministrazione a essere più solerte anche nei confronti dell'ente che si occupa della riscossione per conto del comune a incassare le somme che sono di nostra titolarità. Per questi motivi diciamo noi dichiariamo il nostro voto negativo a questo bilancio. Presidente, per dichiarazione. Buonasera. Siamo all'anno preciso, io l'anno scorso al bilancio di previsione 2013 mi ero astenuto dicendo come motivazione che tra me e l'amministrazione e il sindaco non c'era stato dialogo e mi ero astenuto. Da allora è passato un anno e questo dialogo continua a non esserci, malgrado io l'anno scorso l'ho detto pubblicamente in Consiglio Comunale, anche con gli assessori. Non mi vedo coinvolto anche nelle scelte, perché se ci sono scelte programmatiche, politiche, non è che devo essere io ad andare dall'assessore, essendo che non è un mio riferimento politico. Dico, va, sono state dette in maggioranza, mi aspetto anche un coinvolgimento da parte degli assessori. Dire, Mario, tu che ne pensi? Stiamo facendo questo, va. Invece questo non c'è, da allora, ad ora non è cambiato niente. Posso dire che l'unico con cui parlo è Vincenzo Tribune, che magari ci lega un rapporto di gioventù, perché siamo la stessa vecchia là. No, non sono nessuno gli assessori. Non sono gli assessori. Dico con Vincenzo perché magari ci abbiamo un'amicizia diciamo di vecchia là. Quindi io per tal motivo mi asterrò di nuovo dal votare il bilancio di previsione, come anche il consuntivo, visto che l'anno scorso non ho votato, giustamente. Quindi per dichiarazione di voto io mi astengo per questi motivi. No, io ho detto il mio parere, è personale, quando fu mi ha fatto la legge. No, io non attacco nessuno. Per l'ennesima volta si rivolge. Piero, io anzi ti ringrazio perché tu quando fu l'anno scorso, io Piero anzi è stato l'unico che ha cercato di cucire questo problema. È stato vero, sì, però malgrado il tuo intervento questo dialogo non c'è stato. Però io quella è stata una cosa, io devo rispondere soltanto ci dispiace che un consigliere eletto. Sto dando le mie motivazioni dell'astensione. Non devo dire che dispiace un consigliere di maggioranza eletto con questo sindaco, questa coalizione, per l'ennesima volta si rivolge in questo modo. Poi devo aggiungere un'altra cosa. A me fa piacere che tu abbia rapporti con politici. Sei una persona sposata. Io dico che sei invitato, è un voto di approvazione.
Posso? Sì, prego, consigliere. Credo che ho considerato il fattore un obiettivo. No, io ho fatto l'intervento, e finisco, perché poi quando mi interrompo mi si sta per capito. E quindi dico che ognuno che abbia dato la mentela è fatto in così comunale, chissà che è bello. Ma credo che se sono la mentela all'interno della nostra maggioranza, può venire la riunione di maggioranza. Ovvero la maggioranza lamentarsi tranquillamente se c'è un assessore che funziona, c'è un assessore che non va bene, se c'è un assessore che non ti ascolta. Ieri tu lo sai, noi abbiamo avuto modo di parlare 10 minuti. E io il primo che ho chiamato per vedere quale è il problema. Volevo soltanto rispondere a queste due semplici parole. Perfetto, per formalità. Mettiamo il punto numero uno. Quest'anno, per fare un po' di pulizia a quello che diceva prima il consigliere Martorana,
prestito attive e abbiamo eliminato dal bilancio le prestito attive per 3.225.000 euro, mentre abbiamo eliminato per quasi 1.767.000 euro per quanto riguarda quelle residue passive. Questo è stato perché abbiamo accelerato questo punto, perché come lo sapete col prossimo anno che passerà la contabilità armonizzata dovrebbero scomparire un risultato. Quanto incasso spendo e quindi non c'è via in mezzo. E se non incasso? E se non incasso rischiamo di andare in disavanzo totale. Anche perché questo è quello che voglio, che gli effetti di questo si vedranno entro il mese di aprile, quando abbiamo l'obbligo per legge di fare una revisione straordinaria del residuo attivo, su cui le risorse devono pronunziare in maniera categorica. Quindi dobbiamo mantenere in bilancio solo quelle che hanno un titolo giuridico certo e discutibile e liberare anche tutti gli altri. E quello che su cui le cui criticità sono state messe alla Corte. Però quello che noi abbiamo sempre obiettato alla Corte dei Conti, io come tanti altri ragionieri comunali, è che noi possiamo lavorare di più di parenti, i residui che sono di prescrizione, ma i residui che hanno un titolo, come ad esempio la tassa, come ad esempio dice, dove a monte c'è un ruolo già fatto, nel momento in cui la sente decide, non mi dichiara l'inesigibilità, io non li posso levare più punti dal bilancio. Cioè, anche se ci sono residui magari del 2007, 2005, per esempio sono ruoli che a poco la sente aperte in cassa o la discussione italiana. Ma infatti non a caso l'abbiamo puntualizzato che noi dobbiamo essere più incisivi nei confronti di questa serie. Noi abbiamo lamentato anche lamentandoci dei ritardi con cui si scuote. Però di fatto ha dei tempi, come la concessionaria regionale, io non posso andare a lavorare un concessionario privato, fintanto che ci sarà ancora la discussione di Cina che come sapete doveva chiudere a dicembre del 2014, è stata prorogata per altri 6 mesi, quindi chiuderà a giugno del 2015. Da giugno del 2015 in poi io devo andare a fare una gara, amministrazione, per quanto riguarda l'individuazione del chi deve riscuotere il coattivo, perché noi possiamo riscuotere quello bonario, nel senso facciamo l'invito, la gente paga, poi diffidiamo, riaccertiamo, ma non possiamo riscuotere il coattivo. Quindi il coattivo deve fare una gara per individuare una società che subentri a Equitalia in questo caso. Però questo, dico, è così come prevede la norma sull'armonizzazione dei bilanci, ci porterà ad aprire a una revisione straordinaria dei residui attivi. Il ritardo accumulato si è fatto sì che si sia insediato il commissario ad acta nella persona del dottor Messina. Per la verità non ha fatto nessun atto, perché già la giunta aveva deliberato lo schema e il consiglio era stato quasi già convocato, perché era in fase di chiusura. Quindi ha fatto un semplice insediamento, la semplice diffida entro 30 giorni a approvare il bilancio comunale, cosa che tutti voi consiglieri comunali avete avuto nota. Il bilancio ha la relazione positiva, il parere positivo del revisore dei conti, ben 55 pagine di relazione dove sono elencate tutte le entrate e le spese. In questo bilancio vedete voi che c'è sempre quel trend che dicevo positivo di una riduzione comunque dei costi del personale, si vuole imporre la legge, e si è potuto ridurre quello che potevamo materialmente ridurre, che poi, torno a ripetere, il bilancio è stato approvato a dicembre, quindi diciamo già che il 99% della spesa era già fatto. Questo è quanto. C'è la nota positiva che non chiudiamo il disavanzo, ma abbiamo l'avanzo di 491.000 euro. Ripartito fra vincolato e non vincolato, e che come al solito l'amministrazione non utilizza ai fini del bilancio successivo. Ormai questa è una prassi dell'amministrazione precedente e anche dell'amministrazione Martonella, non utilizziamo l'avanzo dell'amministrazione appunto per quelle criticità che avevo appena elencato, e vincolando tutto
dell'eventualità che ci dovrebbero essere le perdite del Covid o dell'eventualità di guardare i crediti esigibili, ma qui dobbiamo fare. Vabbè, che facciamo? Chiarimenti da parte. No, noi abbiamo fatto una relazione. A seguito dell'analisi dei dati riportati nel rendiconto di gestione per l'anno 2013, presentato al vaglio del Consiglio Comunale, i sottoscritti consiglieri, componenti del gruppo di minoranza, depositano agli atti del Consiglio odierno la presente relazione, al fine di evidenziare e rendere pubbliche le proprie considerazioni tecnico-politiche amministrative sull'operato dell'amministrazione nell'anno 2013. Preliminarmente riteniamo opportuno evidenziare il ritardo con il quale tale importante documento è stato presentato all'amministrazione in consiglio, un ritardo che anche quest'anno è valso al comune di Figarazzi l'avvio della procedura ex articolo 141 del TUEL con la nomina di un commissario ad asta. Ci preme inoltre sottolineare la grave anomalia con la quale la giunta municipale ha provveduto in data 4 settembre 2014 ad approvare lo schema di bilancio per pubblicarlo in albo pretorio solo il 14 ottobre 2014, cioè ben 40 giorni dopo. Ecco dove era l'anomalia. Si palesa in questo caso una seria violazione alla norma di legge in materia di pubblicità di tutti gli atti comunali, in quanto il nostro statuto comunale prevede all'articolo 29 l'obbligo di pubblicare, salvo diversi termini indicati espressamente dalla legge, tutti gli atti comunali, delibere, determine, ordinanze, eccetera, in albo pretorio il primo giorno festivo successivo alla data dell'atto. Il mancato rispetto dei termini previsti per la pubblicazione degli atti limita di fatto la possibilità per i consiglieri di conoscere dell'esistenza di detta delibera. Rappresenta un oggettivo limite alla possibilità del consigliere comunale di esercitare appieno ed efficacemente il proprio ruolo. Entrando nel merito del conto bilancio 2013, che oggi siamo chiamati ad approvare, si evidenziano alcune criticità a parere nostro, ovviamente. La relazione della giunta di accompagnamento al rendiconto non è redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL. Gli interventi portati a termine dall'amministrazione vengono raggruppati per area e sommariamente elencati, senza alcun riferimento utile a collegarli con il dato economico-finanziario riportato nel conto consuntivo reso all'ufficio ragioneria. Questa mancanza rende impossibile, in particolare da parte nostra, qualsiasi attività di valutazione dell'efficienza dell'amministrazione nella sua attività amministrativa. Un esempio: nel corso del 2013 l'amministrazione ha provveduto alla manutenzione degli impianti di illuminazione delle strade comunali e del verde pubblico. Tuttavia non viene indicato che cosa effettivamente si fa. Non solo, non ci sono nemmeno le risorse economiche che sono state impiegate, soprattutto non viene indicato alcun riferimento utile a valutare da parte di chi legge l'efficienza dell'amministrazione nello svolgimento del proprio servizio. Si tratta di un lavoro sommario, sbrigativo, che quasi testimonia una scarsa volontà da parte dell'amministrazione a sottoporsi ad un giudizio obiettivo da parte di qualsiasi cittadino. Inoltre, notiamo scarsa propensione verso la spesa per gli investimenti. Dalla lettura della relazione, che si accompagna al rendiconto di gestione, non possiamo evidenziare come sia scomparso qualsiasi riferimento al finanziamento ricevuto nell'ambito del Fondo Sicurezza per l'implementazione del sistema di videosorveglianza. Parimenti, alcun riferimento viene fatto
al progetto per il miglioramento dei servizi al cittadino concesso al comune di Ficarazzi dalla regione siciliana e che avrebbe dovuto permettere l'avvio nel nostro comune dei servizi di e-government. Allo stesso modo, nessuna traccia troviamo dello stanziamento di 50.000 euro concessi al comune di Ficarazzi dalla Camera dei Deputati per la realizzazione di un parco giochi a Villa Merlo. Eppure questa amministrazione più volte aveva pubblicamente manifestato la volontà di curare la realizzazione di nuovi parchi giochi. Il dato riportato dai revisori dei conti nella loro relazione, in particolare a pagina 36, ci fornisce l'impietosità proprio del dato. Su una previsione iniziale di 2.960.842 euro, questa amministrazione è riuscita a spenderne soltanto 303.495, con uno scostamento alla previsione iniziale del 90%. Andiamo alla questione Coires. Su questo rendiconto 2013 pesa ancora la questione relativa ai debiti prodotti del Coires Ato Palermo 4. Lo scorso anno avevamo preso atto del fatto che il collegio dei revisori non avesse osservato i dati forniti, avesse asseverato i dati forniti dagli uffici consortili, rilevando altresì come gli uffici comunali contestassero tali dati. Nel presente rendiconto nessun riferimento viene fatto in ordine a tale vicenda, ovvero su quali siano stati i risultati del confronto tra i nostri uffici e quelli consortili che avrebbero dovuto chiarire l'esposizione reale del comune di Ficarazzi nei confronti del Coires. Pertanto la situazione appare ancora oggi una spada di Damocle che incombe sull'equilibrio finanziario del nostro ente, come ricordano sempre gli stessi revisori. Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, anche quest'anno il Collegio dei Revisori ha certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio per il 2013, evidenziando tuttavia la mancanza delle attestazioni rilasciate dai responsabili dei servizi sull'insussistenza di debiti fuori bilancio alla chiusura del bilancio d'esercizio in corso. Inoltre, cenno alcuno viene fatto sulla situazione del contenzioso in essere. Nessuna notizia viene riportata nella relazione della Giunta e in quella dei revisori circa il numero di giudizi pendenti in cui il nostro ente è parte e il loro valore economico in caso di soccombenza. Va da sé che l'impossibilità per noi consiglieri di opposizione, di minoranza, di conoscere questi dati, unita alla indeterminatezza perdurante della situazione Coires, ci pone il ragionevole dubbio che il pur presente avanzo di amministrazione, pari quest'anno a circa 991.000, come diceva bene lei, ragioniere, non sia sufficiente a garantire la sicurezza della stabilità dei conti. Per quanto concerne i residui attivi, su questo versante la Corte dei Conti ha da tempo bacchettato il nostro comune. Il Collegio dei Revisori rileva come l'attuazione dei meccanismi correttivi proposti dall'amministrazione e adottati da questo Consiglio Comunale non abbiano sortito alcun effetto. Pertanto, come gruppo di minoranza, invitiamo il Presidente del Consiglio Comunale ad essere sollecito sulla questione, invitando l'amministrazione a fornire contezza periodica a questo Consiglio circa l'attuazione dei meccanismi correttivi finalizzati a rendere più efficiente la fase di riscossione. Per le motivazioni qui espresse, pertanto, annunciamo il nostro voto negativo per quanto riguarda il conto consuntivo anno 2013. Consiglieri Martorana, ecco qua. Grazie.
progetto di Villamello. Già ora siamo, c'è pubblicato il bando nell'albo del comune per fare la gara. Penso in un mese aggiudicheremo la gara per fare la sistemazione del parco giochi, del parco di Villamello. E appeso all'albo stiamo facendo pure la gara della manutenzione degli immobili, manutenzione delle strade. Sono tre gare che sono già tutte già avviate. C'è che sono arrivate le buste per quanto riguarda la manutenzione dell'estate, che abbiamo preso 7 giorni di tempo perché tutte e tre assieme veniva un pochettino pesante per l'ufficio. Questi sono tutti in etilere in questo momento, questo ve lo volevo dire, non l'abbiamo dimenticato i 90.000 euro di Villamello. Sì, io l'avevo preparato un pochettino nella relazione di previsione. Sì, sì. No, no, non si è rapido, non si è perso sicuramente. Eppure la videosorveglianza è in attesa dell'ultimo, dobbiamo stipulare il contratto. No, no, così. Sì, sì, sì. No, perché le videosorveglianze sono arrivati già. No, lo so, però ci chiama la 15 giorni, ci chiama la prefettura. Si chiama la prefettura per un documento per cambiare quello che non l'abbiamo dimenticato. L'importante è che abbiamo progettato di nuovo di fare i globuli al cimitero, quelli nuovi, ne abbiamo fatto 20. Questa non l'abbiamo dimenticato. Dopo l'ulteriore che era questo per capire. Dichiaro sciolta la seduta.